Noitalia 2011 offre un quadro d'insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro Paese, la sua collocazione nel contesto europeo e le differenze regionali che lo caratterizzano. La versione 2011 ha la stessa struttura generale della pubblicazione del 2010, ma presenta alcune importanti innovazioni, soprattutto nella visualizzazione grafica, dinamica e interattiva degli indicatori. Gli indicatori sono distribuiti su 19 settori di interesse generale e raccolti in 120 schede a maggior dettaglio tematico e possono essere consultati in modo ragionato per settori e per singole schede. Cliccando sul nome di uno dei settori nel menu generale, si accede al sottomenu che contiene l'elenco di tutte le schede corrispondenti e da questo è possibile selezionare la scheda di interesse. È anche possibile scegliere direttamente una delle 120 schede attraverso l'indice generale, cliccando sul nome della scheda di interesse. La schermata di visualizzazione delle schede è suddivisa in due aree, l'area commenti e grafici e l'area download e riferimenti. L'area commenti e grafici è a sua volta suddivisa in tre sezioni. Uno sguardo d'insieme che sintetizza il fenomeno rappresentato nella scheda. L'Italia nel contesto europeo, per i confronti internazionali. L'Italia e le sue regioni, per i confronti a livello nazionale. Nell'area download e riferimenti è possibile effettuare il download di grafici e tabelle, prendere visione delle definizioni utilizzate e disporre del quadro di fonti e pubblicazioni collegate e del collegamento ai link utili. La maggior parte delle schede presenta grafici interattivi e dinamici che possono essere animati e personalizzati dall'utente. Facendo scorrere il mouse sulle barre degli istogrammi orizzontali, viene visualizzato il valore numerico corrispondente a ciascuno degli indicatori presenti nel grafico. Allo stesso modo, passando con il mouse sopra la mappa regionale, viene visualizzato il valore dell'indicatore della regione corrispondente. Mentre cliccando su una o più regioni, ne vengono evidenziati i confini e contemporaneamente la posizione nel grafico a barre sottostante. Cliccando sulla I, posta in alto a sinistra di ogni grafico, viene visualizzata una casella di testo che riporta la descrizione testuale dell'indicatore e alcune note esplicative dell'indicatore stesso. I grafici della sezione L'Italia nel contesto europeo presentano uno o più indicatori contemporaneamente, a seconda di quanto previsto nella visualizzazione di default della relativa scheda. Attivando il pannello di impostazione degli istogrammi, è comunque possibile modificare la struttura dei grafici. Ad esempio, se si vuole visualizzare un solo indicatore per volta, occorre aprire la tendina dell'indicatore da eliminare in Visualizzazione. Selezionare l'opzione Nessun indicatore e quindi richiudere il pannello di impostazione. A quel punto il grafico presenterà un indicatore alla volta. L'indicatore da visualizzare può essere scelto selezionandone il nome nell'apposita tendina. Per ripristinare il grafico di partenza è sufficiente ricaricare la scheda nel browser. Le mappe tematiche regionali sono visualizzate secondo una distribuzione in classi predefinite. Le classi sono modificabili interattivamente, muovendo i cursori presenti agli estremi delle classi. In alternativa, è possibile selezionare una rappresentazione in classi uniformi, facendo clic sull'apposito pulsante
oppure in percentili utilizzando il pulsante immediatamente sotto. Utilizzando questo pulsante e muovendo i cursori posti agli estremi di ogni classe, è anche possibile definire mappe personalizzate, ad esempio riducendo il numero delle classi. Una volta scelta la scala, è possibile alternare la visualizzazione in classi con una leggenda continua, che consente ulteriori modifiche personalizzate. Per ripristinare la situazione di partenza, occorre ricaricare la scheda nel browser. La sezione dei confronti regionali consente di visualizzare l'andamento nel tempo degli indicatori. Cliccando sul pulsante Play, posto alla base del diagramma a barre, si attiva la visualizzazione dinamica dell'indicatore, a partire dal primo anno disponibile fino all'anno più recente. È possibile interrompere il movimento del grafico in qualsiasi momento, per poi riattivarlo dallo stesso punto o da qualunque altro punto dell'asse temporale. Cliccando sulla barra relativa a una determinata regione, se ne evidenzia sullo schermo il corrispondente valore e una volta attivata l'animazione, è possibile seguire il percorso nel tempo dell'indicatore visualizzato. In tutte le schede, sia la sezione l'Italia nel contesto europeo, sia l'Italia e le sue regioni presentano testi di commento ai grafici. Tutti i testi sono interattivi e presentano link ipertestuali che permettono di localizzare sulle mappe e sui grafici a barre i paesi europei o le regioni italiane riportate nel commento. Ogni volta che si clicca sul nome di un paese europeo o di una regione italiana, nei grafici soprastanti vengono messi in evidenza i territori o le barre corrispondenti.